Chi chiede l'elemosina per strada, chi si finge una persona sfortunata, chi la dà per avere un conto in banca, chi truffa per miliardi e la fa franca, chi finge di amare gli animali, quelli che fingono di non essere turisti sessuali, chi finge di fare beneficenza, chi fa finta di combattere la violenza. Ma questo non ci deve meravigliare, è solamente un modo per organizzare. Un ballo in maschera con tanti artefici, tutti contenti di partecipare. È meglio fingere, è assai più esilarante, è più intrigante della realtà. Chi si finge laureato, chi si finge interessato, chi si fa prete senza alcuna vocazione, chi finge di arruolarsi per servire la nazione, chi dichiara di governare degnamente, poi intrattiene lo schiaffari col peggiore delinquente, chi dice che la mafia è un cancro da estirpare, ma gli permette poi di comandare. Ma questo non ci deve meravigliare, è solamente un modo per organizzare. Un ballo in maschera con tanti artefici, tutti contenti di partecipare. È meglio fingere, è assai più esilarante, è più intrigante della realtà. Chi finge di fare televisione solamente per vendere un sapone, chi fa falsa informazione, chi fa finta di cantare una canzone, chi fa finta di curare o di togliere il malocchio, chi fa finta addirittura di non avere più un ginocchio. Questo popolo nel bene o nel male ha una grande forza vitale che ha permesso di creare una nazione che si regge sulla finzione di un ballo in maschera con tanti artefici, tutti contenti di partecipare. È meglio fingere, è assai più esilarante, è più intrigante.